è il Vangelo di Luca, capitolo 11, versetti dal 5 al 13. Ci siete più o meno? Ecco, abbiamo scelto questo Vangelo perché questa mattina vogliamo parlare di quello che è il protagonista, ci siamo detti, in questi giorni della missione, dell'evangelizzazione, che è lo Spirito Santo. Bene. E vogliamo leggere questo Vangelo che ci regala un segreto preziosissimo, semplicissimo e preziosissimo. In quel tempo Gesù disse ai discepoli: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli, e se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti pani, vi dico che anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? E se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Ecco, intanto buongiorno anche a quelli che sono arrivati ora. Stiamo meditando il Vangelo di Luca al capitolo 11, i versetti dal 5 al 13. E dicevo, abbiamo scelto questo Vangelo proprio per prendere l'occasione oggi, l'abbiamo fatto tante volte questi giorni, ma di parlare dello Spirito Santo, che è il vero protagonista della missione. Io spero che tanti di voi in questi giorni abbiano fatto un'esperienza forte di qualcosa che ci supera, di quelle situazioni in cui ci siamo trovati magari ad avere un'intuizione, no? Di fronte a quelle persone che non sapevamo cosa dire, magari quell'intuizione, quella parola, che magari era proprio quello che la persona aspettava, o quelle situazioni in cui ci sembrava di non saper parlare e all'improvviso sentire che qualcosa ci superava. Ecco, spero che l'abbiamo fatto tutti noi questa esperienza in questi giorni. Mi ha colpito tanto quando abbiamo cominciato e Chiara ci ha detto che le prime parole che dice Gesù risorto quando torna dai suoi discepoli, che erano chiusi, impauriti, dopo pace a voi, gli dice: sì, ma subito prima gli dice: come il Padre ha mandato me, così anch'io ora mando voi. E ci diceva Chiara: vi rendete conto che cosa pazzesca che è questa? Che cosa pazzesca stiamo vivendo in questi giorni? C'è come il Padre ha mandato Gesù nel mondo per svelare chi è Dio. Dio è un Padre che ci ama immensamente, ci ama con un amore che è pronto a dare la vita. Così manda noi oggi a questo mondo che sta morendo per mancanza d'amore, che sta andando molto veloce verso l'autodistruzione, a ricordare che Dio è amore, anzi a far fare esperienza che Dio è amore attraverso ciascuno di noi, attraverso quell'ascolto, quella parola, no? Quel farsi vicini. Ecco, e dice subito dopo, per fare questo, ricevete lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è la cosa di cui abbiamo più bisogno in questa missione, ma mi sentirei di dire che è la cosa di cui abbiamo bisogno nella nostra vita, oltre questa missione. E questo Vangelo ci spiega un segreto molto semplice, quasi elementare,
talmente elementare che forse a volte ce lo dimentichiamo. E allora ecco, andiamo a ripartire proprio da queste parole del Vangelo. Tante volte nel Vangelo Gesù usa questa tecnica di farci mettere dentro le situazioni per poi dirci, no? Se voi che siete cattivi, o almeno quantomeno non siete sempre buoni, quanto più il Padre. Qui lo dice due volte, no? Se voi, un amico vi viene a chiedere qualcosa di notte, a importunarvi di notte, se non date questo pane per amicizia o per amore, lo darete almeno per l'insistenza, per l'invadenza con cui vi viene chiesto. E dice, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Quale padre tra voi, se un figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe, se uno gli chiede un uovo, gli darà lo scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Qui sono rimasto molto colpito da questa frase. Mi colpisce tanto perché ci sono delle cose che ci dice con chiarezza, no? Quindi se voi dunque, che magari non siete sempre buoni, sicuramente darete, almeno per l'insistenza, se non è per amore. Se voi, come padre, sicuramente darete delle cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro. Ecco, intanto vi ricordo che una frase che ha colpito a me tantissimo di Chiara in una delle ultime Spirit Therapy è stata di quella di che cos'è davvero la fede. Mi è rimasta nel cuore, no? La fede non è credere che Dio esiste. Ci diceva, la fede è credere che Dio è un Padre che ci ama immensamente e che sempre ascolta le nostre preghiere, sempre, e risponde da padre. Risponde da padre per quello che è il vero bene dei suoi figli. E un padre non sempre, anzi, per forza, dà ai figli quello che chiedono. Ecco, qui Gesù ci dice, voi che date cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro darà lo Spirito Santo a quelli che lo chiedono. Allora ecco, a me colpisce tanto perché ci sono, secondo me, almeno un paio di cose implicite sotto, non banali. La prima è che lo Spirito Santo, allora, è la cosa più buona per eccellenza. Lo Spirito Santo è davvero la cosa di cui certamente abbiamo bisogno. E che abbiamo un Padre che non desidera altro che darcelo, questo Spirito Santo. Abbiamo un Padre che desidera immensamente chi lo chiediamo per darcelo. Ed è la cosa più buona che possiamo chiedere. Ecco. Molti di voi sanno che per me un'esperienza fondamentale nella mia vita è stata quella di incontrare Maria come madre, no? E l'esperienza di Medjugorje è un'esperienza che a me ha cambiato la vita. E ci sono un paio di messaggi di Medjugorje sullo Spirito Santo che davvero a me sono entrati nel cuore e che voglio condividere con voi oggi. Sono messaggi dei primi periodi, l'83. Il primo è del 25 novembre. E dice, cominciate a invocare ogni giorno lo Spirito Santo. La cosa più importante è pregare lo Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo discende su di voi, allora tutto si trasforma e vi diventa chiaro. E c'è un altro del 29 dicembre che mi colpisce ancora di più. E dice, la gente prega in modo sbagliato. Si reca nelle chiese e nei santuari per chiedere qualche grazia materiale. Pochissimi invece chiedono il dono dello Spirito Santo. La cosa più importante per voi è proprio implorare che discenda lo Spirito Santo, perché se avete il dono dello Spirito Santo, avete tutto. La cosa più importante per voi è proprio implorare che discenda lo Spirito Santo, perché se avete il dono dello Spirito Santo, avete tutto. A me colpisce tanto questo messaggio per la chiarezza che ha. No, davvero, la cosa di cui abbiamo più bisogno, certamente in questi giorni di missione, è lo Spirito Santo. E questo Vangelo ci dà una notizia meravigliosa,
che basta chiederlo a un padre che non vede l'ora di darcelo, perché è la cosa più buona che gli possiamo chiedere. E se gli chiediamo quella, sicuramente ce la vuole dare. Ecco, allora penso che, intanto come minimo, almeno io ripeto a me stesso, se c'è una cosa che non devo dimenticare ogni giorno di fare, è chiedere lo Spirito Santo. E chiederlo con insistenza, sapendo che un padre che non vede l'ora di darmelo. Ecco, e dico ancora altre due cose sulla preghiera, sull'importanza della preghiera, che ci siamo detti in questi giorni, è da chiedere prima, durante e dopo l'evangelizzazione. Allora, intanto Chiara ci ha ricordato qualcosa di fondamentale, no? Nel nostro carisma questa frase, siate sempre lieti, ci ricorda San Paolo, e pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie. E come si fa a pregare incessantemente? Si cerca di stare costantemente in comunione con Gesù, attraverso lo Spirito Santo, che fa sì che Dio, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, possa dimorare nel nostro cuore. Ecco, in ogni momento quello che devo ricordarmi, lei ce lo dice anche con le svegliette, di cercare di essere in comunione con la Trinità, in qualunque cosa faccio. E questo è lo Spirito Santo che lo realizza in noi. Quando incontro una persona, quello che cerco di ascoltare è Gesù che c'è dentro di lui. Cerco di amarlo, perché Dio è amore. E chi ama dimora nell'amore, e Dio dimora in lui. Quando parlo con una persona che incontrerò, cercherò di far parlare quel Gesù che c'è dentro di me, lasciare che sia lui a parlare. Questo lo fa lo Spirito Santo. Ecco, nei giorni scorsi c'è stato un sacerdote che è venuto in cittadella e che questi giorni è venuto anche a fare animazione in Piazza del Popolo con noi, e ci ha regalato un piccolo aneddoto che a me è rimasto nel cuore, ve lo condivido. E ci diceva, avete presente quando andate dalla mamma? Io spero che tutti noi abbiamo delle mamme che ci amano. Ecco, almeno anche a me, quando vado dalla mia mamma, lei non vede l'ora di prendersi cura di me, e lo fa in tutti i modi possibili, preparandomi da mangiare, facendo, stirando, chiedendomi quello di cui ho bisogno. Ecco, una mamma forse è quello che più di tutti ci fa un po' intravedere quello che è l'amore di Dio, no? Farebbe qualsiasi cosa per prendersi cura di noi. E lui diceva, immaginate quanto più Dio, che ha creato la mamma e è amore, quanto più desidera prendersi cura di noi. E diceva, se immaginiamo la preghiera non come un tempo in cui siamo noi a dedicare del tempo a Dio, ma come un tempo in cui permettiamo a Dio di prendersi cura di noi, ecco, penso che ci cambia radicalmente il come siamo nella preghiera. Ecco, tenetelo nel cuore questo. Il tempo che dedico alla preghiera è il tempo che permetto a Dio di prendersi cura di me e della mia vita. Bene, io direi che mi fermo qui e lascio spazio a voi. Ecco, sarebbe bello che se qualcuno ha fatto questi giorni esperienza, no? Anche dello Spirito Santo, l'ho avvertito con forza, in questi momenti ce lo condividiamo insieme. Grazie. Alzate la mano e vi porto il microfono. Vai Luca, vai tu con Beethoven. A me stamattina colpivano proprio quelle parole, bussate e vi sarà aperto, e poi che il Padre dà lo Spirito Santo a chi lo chiede, ed è proprio l'esperienza che stiamo facendo in questi giorni. Il mio primo pensiero è andato alle scuole, che proprio lì io personalmente, anche all'università, la Sapienza, vai, proprio lì noi abbiamo provato a bussare ai cuori di quei ragazzi. E veramente loro si sono aperti. Alcuni ci hanno rifiutato, però anche in quel rifiuto c'era una piccola apertura. E
Di sicuro questo non era, parlo personalmente, non ero io che ho fatto aprire i loro cuori, ma di sicuro era lo Spirito Santo, perché sappiamo bene che abbiamo pregato molto per quella missione, per questa missione, e tuttora lo stiamo facendo. Quindi quando veramente credi che tu sei lì per portare Gesù, tu sei lì perché la tua vita, quello là che tu hai vissuto, può essere d'aiuto anche a un ragazzino di 14, di 15, di 16 anni, e poi alla fine vedi che veramente anche loro ti aprono il cuore, dici: qui è lo Spirito Santo, non sono io. Quindi alzo le mani, no? E l'impegno di oggi, ad esempio, ieri mattina quando siamo andati in piazza, io sono andato a Trastevere e Campo dei Fiori con Don Robertino, lui ci diceva sempre di mantenere il cuore in preghiera, no? Ogni tanto diciamo del Padre Nostro, l'Ave Maria. E l'impegno che mi voglio portare stamattina, affinché proprio alle persone che andiamo a incontrare possa arrivare Gesù, è proprio quello di non scordarmi, perché alcune volte quando sei in strada c'è la tentazione di dire io e non Gesù, 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 capito? C'è proprio questa tentazione, e quindi se inizio ad avvertire questa cosa, proprio di fermarmi in preghiera, un momento in preghiera, proprio come ieri è successo con Don Robertino. Grazie. Allora, la cosa che tu hai detto adesso l'abbiamo fatta in un campo giovani, quando era fine agosto, inizio settembre, a cui hanno partecipato diversi, anche che vedo, tipo Daniele, Lucia, Marco, Vincenzo, Francesca, diversi di voi c'erano, Celeste, così, anche tu. E abbiamo fatto questa cosa che dice Gesù di chiedere tanto. Il campo era sullo Spirito Santo, per cui se non lo fai lì, abbiamo fatto tanto dando retta a Gesù in questo Vangelo, e anche Chiara ci ha regalato un vocale in cui diceva molto questo, che se vi ricordate aveva detto anche a Pentecoste, di chiederlo tanto. L'abbiamo chiesto veramente tantissimo e i frutti, direi, sono stati non grandi ma esagerati. Cioè, sono successe delle cose che veramente siamo ancora lì a contemplarle, per cui posso solo dire, lo confermo, l'abbiamo sperimentato, funziona tantissimo, va anche molto oltre a quello che speri che succeda, e in questi giorni invece anche funziona molto. Don Giulio conferma. Qualcun altro? A me hanno colpito i primi due versetti che dicono: se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte a dirgli: amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti. E mi fa riflettere, perché mi chiedo se, quando mi rendo conto di avere un limite, chiedo all'altro un aiuto, chiedo aiuto allo Spirito Santo. E tante volte mi rendo conto che non lo faccio, perché dico: perché devo chiedere aiuto allo Spirito Santo? Non ne sono degna. E quindi mi freno. Però dall'altro lato mi fa riflettere anche sul fatto: se qualcuno viene da me a chiedere aiuto, io gli do questo aiuto, metto freno allo Spirito Santo che vuole agire dentro di me. E quindi, come impegno,
in fondo oggi è quello di chiedere aiuto allo Spirito Santo in ogni momento e di non mettergli freno. Se sento qualcosa, di fare come dice lui e non farmi prendere dalle paure, dal senso di colpa e quant'altro. Grazie. Io non volevo intervenire, però ho preso il telefono in mano, mi faceva sorridere questa cosa, no, parlando di Spirito Santo, e c'è un'applicazione dei protestanti, no? I nostri fratelli evangelici che non seguono il nostro, insomma, la liturgia, no? Quindi non è che dicono la parola di luce come chiara, no? Ogni tanto ti mandano il versetto del giorno, no? Io prima, insomma, ho detto, ma fammi vedere l'ora, così. E mi arriva questa, la notifica, versetto del giorno. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. E ti ammazza, allora se proprio questo Spirito Santo funziona all'istante. Quindi, solo questo. Allora, intanto che aspetto che qualcun altro condivide, visto quello che ha detto Salvatore, aggiungo una nota io, no? Che ieri sera stavo meditando se era questa la parola giusta, no? Da scegliere per oggi, se era davvero il Vangelo giusto. Avevo qualche dubbio, vi dico sinceramente. Ero lì che pregavo e a un certo punto ha iniziato a scrivermi Natalina, con la quale stiamo condividendo un'esperienza molto bella, che stiamo accompagnando qualcuno dei ragazzi che è qui, no? Allora ci scriviamo delle cose rispetto a alcuni ragazzi questi giorni e ci scriviamo delle cose, diciamo, non c'entravano niente, su altri aspetti. A un certo punto Natalia mi scrive e mi raccomando, preghiamo incessantemente insieme lo Spirito Santo. Ho detto, ok, è questo allora. Non c'entrava nulla lì, c'entra sempre, voglio dire, però era proprio... Piacere, sono Daniela. No, dico velocemente che quando invoco lo Spirito Santo, certe volte mi concentro, vieni, vieni, come se non c'è e più insisto, più viene, no? E invece mi rendo conto che anche dire ho bisogno di te, Spirito Santo, non è che lo convince di più a venire, perché c'è già, però apre il mio cuore, cioè, come... Ecco, questa, come nel Vangelo che hai letto, questo bisogno del pane, insomma, che ho bisogno di questa cosa, ti dispone poi quando arriva l'amico a darti il pane, lo prendi. Ecco, perché per esempio per me certe volte, tante volte, penso sempre, perché lo Spirito Santo è un dono che continuamente il Padre mi fa, ma non sono collegata io e tantissime volte immagino che perdo l'occasione di quel dono e per la mancanza di consapevolezza di averne bisogno, ecco. E quindi oggi l'impegno è proprio quando invoco lo Spirito Santo, gli chiedo vieni, provo a farlo dicendo Spirito Santo ho bisogno di te, ecco, in modo che non serve a lui, serve la mia consapevolezza che mi dispone il cuore a prenderlo, ecco, per non sciupare una presenza che c'è e che non mi trova a mani aperte. Ecco, questo. Solo a favore di camera mi metto. No. Beh, mi colpisce, buongiorno, buongiorno a tutti, mi colpisce il fatto che Gesù dice proprio chiedi, bussa, cioè mettiti tu per primo, perché se aspetti che arriva qualcos'altro, qualcun altro rispetto alla richiesta che vuoi, a quello che desideri, rischia che passano i treni, passano i giorni, passa la persona che potresti fermare, e magari si ferma, no? Almeno quello che sento oggi come invito è quello del... amare per primo, no? Cioè, mi butto, faccio. E poi l'altra parola era voi che siete cattivi, vi viene in mente il pezzo della... cioè, cattività intesa come prigione. Sei prigioniero di tanto prima o poi arriverà, tanto prima o poi succederà. Cioè, una gabbia fatta così che non ti permette di viverti il qui e ora
E quindi sì, invochi forse lo Spirito Santo, però aspetti che, cioè, prima o poi fanno, no? Prima o poi dicono, prima o poi succederà che... No, quindi l'impegno vuole essere quello, mi butto, provo a mettermi io per primo, chiedendo lo Spirito Santo, che non sia l'io, solo io, ma che poi faccia lui. Basta. Grazie. Allora, mi ha colpito questa frase: è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. Allora, innanzitutto mi fa pensare a questa dimensione di donazione che il Signore ci chiede, per cui quando io chiedo a Lui qualcosa, se è per amore, questa mia richiesta in qualche modo favorisce, diciamo, l'apertura del mio cuore. Il fatto, come diceva prima Daniela, no? Che dobbiamo avere questo cuore aperto, se quello che io chiedo è per il fratello, in qualche modo già mi metto in una disposizione d'animo di accogliere lo Spirito Santo. E ieri eravamo a Termini, ad un certo punto abbiamo incontrato due fratelli con una storia allucinante, veramente durissima, e che parlavano solo inglese, quindi in qualche modo ho dovuto farmi avanti io, e mentre parlavamo loro si scaldavano, si innervosivano. Io pensavo di essere utile perché sapevo parlare inglese, invece a un certo punto mi sono resa conto che quello che dicevo non riusciva a fare breccia nel loro cuore così chiuso e arrabbiato. A quel punto ho proprio fatto questa operazione di invocare lo Spirito Santo, e in qualche modo il Signore a quel punto mi ha dato le parole giuste, e abbiamo visto proprio una trasformazione. C'era Thomas con me, abbiamo visto proprio questi fratelli che, cioè, hanno fatto una specie di cambio di direzione, e proprio si è illuminato lo sguardo, hanno aperto il cuore, hanno deciso che oggi verranno anche a Piazza del Popolo, e poi ci siamo abbracciati, abbiamo pregato insieme, quindi ho capito che quando io mi sono fatta indietro ho detto ok, non so proprio cosa dire a queste persone perché non sono capace. Signore, fai tu. Allora sono arrivate le parole giuste. Quindi questo. Buongiorno a tutti, Vincenzo. Anche a me ha colpito tanto, non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato. Sicuramente è capitato a molti di noi. Quando noi ci teniamo dentro delle perle che lo Spirito Santo ci manda, spesso e volentieri c'è qualche altro che dopo di noi le dice le stesse cose, proprio precise. Questa cosa qua è successa tante volte a me e penso anche a voi. Per cui non abbiate paura di tirar fuori quello che lo Spirito Santo vi suggerisce. E infatti l'episodio che stavo per raccontare adesso è tale e quale a quello che ha raccontato poc'anzi lei. C'era un ragazzo che girava con un monopattino ieri a Trastevere, vicino al ponte, che ci ha raccontato un po' di un sacerdote che in qualche modo lo ha messo fuori o comunque non ha ascoltato i suoi bisogni. E questo qui ce l'aveva un po' a morte, era quasi deciso di andare lì e di rompergli il muso, insomma, di passare i guai e magari di finire anche in carcere, perché c'era già stato. E con Robertino e con gli altri cercavamo un po' di contenere questa rabbia. Poi alla fine abbiamo pregato e lui si è sciolto, si è calmato, si è tranquillizzato. La potenza dello Spirito Santo. Grazie.
Mi chiamo Chiara e a me ha colpito non mi importunare, perché mi ha colpito proprio il verbo importunare, perché è come se dovessimo disturbare sempre in questo mondo, cioè dobbiamo disturbare anche per chiedere un aiuto, ma anche per le cose belle, vogliamo annunciare una cosa bella, ma forse disturbiamo. E forse disturbiamo, a volte pensiamo che disturbiamo anche Dio, no? Forse non ce lo meritiamo. E mi ha colpito importunare perché forse ci ho letto il contrario, no? Opportunami, cioè inopportunami anzi, disturbami anzi, è proprio quello che voglio. E siccome a me piacciono tanto le parole, e sono andata a cercare cosa vuol dire opportunare, opportuno cosa vuol dire. Dico, ma quando è opportuno, no, annunciare? Quando è opportuno? E vuol dire, deriva dal latino, e vuol dire ob portus, cioè ciò che spinge verso il porto, detto del vento. E quindi forse, e lì ho detto, ah, forse è opportuno quando mi lascio spingere dal vento, che poi il vento è quello... No, non sai né da dove viene né dove va, ma è lo spirito e ti fa arrivare al porto che è la tua, è la terra, no? È quello che il tuo cuore desidera. E quindi ho detto, ok, Signore, allora forse ti dobbiamo opportunare. E quindi dicelo tu quando è opportuno, perché sei quella terra che tutti i cuori desiderano. Quindi questo è. Grazie Chiara. Beh, allora intanto mi presento, io sono campionessa mondiale del non chiedere e quindi il Vangelo di oggi mi ha presa parecchio, perché mi sono sempre soffermata sul chiedi e ti sarà dato, ma oggi mi arriva in modo un po' diverso, cioè non soltanto chiedi quello di cui hai bisogno tu e ti sarà dato, ma anche proprio nell'ottica dell'evangelizzazione, no? Ieri per esempio andavo e invitavo le persone e dicevo, guarda che è bellissimo, ha cambiato la vita tantissimo, ma se vuoi farlo, cioè davanti ci sei tu, se non ti va, cioè sarebbe meglio, nel senso sarebbe bello, però non fa niente. E quindi oggi mi ritornava, chiedi e ti sarà dato, cioè insisti un po' di più, cioè chiediglielo proprio col cuore, chiediglielo come se veramente importasse al 100% a te, ma faglielo capire che ti importa al 100% e che sì, c'è la sua volontà davanti, però c'è anche la volontà di Dio davanti, no, in qualche modo. E quindi questo chiedi, anche proprio chiedi tu per lui, tante volte io non chiedo e vorrei che fosse qualcun altro a farlo per me, cioè per me, e poi appunto passano i treni, no? E quindi sì, tu oggi a chiedere per questa persona e a farlo con convinzione e con insistenza, così che ti venga dato. E mi ricordo un aneddoto, praticamente un anno fa, gennaio, al campo di Don Giulio, e dove insomma una ragazza era venuta perché costretta dai genitori, e alla prima luce nella notte che abbiamo fatto, la sorella mi aveva chiesto di accompagnarla. E io sono andata lì e questa qui stava facendo un macello, casino, rideva, scherzava, non voleva assolutamente vivere il momento, quindi gli ho detto, posso accompagnarti? E lei mi è scoppiata a ridere in faccia, ha detto, ma ti pare che io mi faccia accompagnare? Ma sei scema, sei fuori. E io gli ho detto, mannaggia però, cioè io l'ho promessa a questa, cioè a sua sorella, non posso non accompagnarla, e altrimenti avrei detto, vabbè, prego per te, ma a distanza, insomma. E niente, quindi ho insistito, cosa che non è per niente da me, è stato difficile veramente. Ho insistito e niente, lei è venuta e quella luce nella notte ha cambiato sicuramente la mia vita, ma ha stravolto la sua totalmente. E l'ho rivista al campo di settembre e verrà probabilmente a tutti i prossimi. E è stato tanto tanto potente, probabilmente una delle luci più forti che io abbia mai vissuto. E quindi questo. Ecco, tale figlia, tale madre, non chiedete, guai se disturbate, non disturbare, ecco questa, no? Risuona forte nella mia vita e quindi ti devi arrangiare in tutti i modi.
Allora, io volo un po' molto più basso, quindi vi faccio piombare a terra con la mia meditazione e mi colpisce sempre tanto questo brano. Sono due cose diverse, voglio dire. Una, mi colpisce questo brano perché mi ricordo quando andammo in Terra Santa e ci fecero vedere le case, no, dove abitavano al tempo di Gesù, ci fecero proprio riferimento di questo brano e ci dissero, ecco, al tempo, cioè ai suoi tempi, la stanza dove si mangiava, dove si viveva, era la stanza anche dove si dormiva. Quindi la sera si sbaraccavano, ecco, il pentolame, si tiravano giù le stuoie e ci si sdraiava a dormire. Per cui quello che ti bussa e ti chiede il pane, non è che tu chiudi la porta della stanza, cioè devi svegliare i tuoi figli, scavalcarli, cioè è tutto un trambusto, per cui insomma non è così easy. E proprio per questo non chiedere, ecco, se a me arrivasse un amico e mi dicesse è arrivato un amico, primo pensiero sarebbe, se veniva un amico perché ti sei organizzato? Cioè, no, lo sapevi, potevi pigliarteli sti pani, no? Quindi già partiamo col piede sbagliato. E se poi insiste, io magari mi alzo pure a darti questi tre pani, ma poi non farti più vedere. Cioè, cioè la mia reazione umana, prettamente umana, è questa. Ecco, quindi mi dico, meno male che Dio non ragiona come me. Ecco, meno male che Dio è amore e che tutto quello che fa è con amore e per amore. E mi dice anche, hai proprio bisogno tanto di amore, perché la mia umanità, un conto è di giorno, dopo che sono stata in cappellina, uno mi viene a chiedere una cosa scomoda, allora magari sono anche animato, che bello, ma dopo una giornata stanco, stravolto, ti metti a dormire, tutto l'ambaradan, quello che strilla, piange, e tu vieni, cioè non è che è proprio quell'amore che, sì, non vedevo l'ora, cioè, anche no, cioè, torna domani mattina, vai dal panificio, che ne so, fa qualche altra cosa, ma a me non mi rompere, ecco quindi dico veramente senza l'amore di Dio, perché siamo belli quando parliamo, ma poi è nella nostra umanità concreta, nei momenti in cui proprio siamo che non ce la facciamo più, che facciamo i conti con quelli che siamo. E questa cosa mi collega con la seconda cosa che volevo dire, perché ieri alla luce nella notte, alla fine, proprio in extremis, ho fatto anch'io la mia luce nella notte e pesco il mio bigliettino e trovo, cosa vuoi che io faccia per te? Ecco. E allora non ho risposto, perché da ieri che dico, Dio, questa me la devo giocare bene, cioè, cavolo, cavolo, veramente, no? Cioè, è quella domanda e tu hai una possibilità di risposta. E devi scegliere quella giusta. E quindi ho detto, oggi voglio prendere un tempo per, no, per farmi tutto il mio elenco e capire quale di queste, no? Ecco, e ci sono tante cose, no, che vorrei che Gesù facesse per me, ma proprio tante. Veramente un elenco infinito, poi mi dico, tu sei infinito, quindi dai, per te non sarà un problema farmele tutte. Però insomma, oggi quando ho letto questo Vangelo, cioè, mi ha messo la porta, cioè, e ha detto che vuoi, beh, la risposta la sapete tutti, no? È questa qua. E veramente non sono convinta al 100%, mi fido, perché sono tante altre cosine che mi piacerebbero di più. Però dico, cavolo, sei puntuale e mi voglio fidare, è veramente l'unica cosa di cui abbiamo bisogno, perché la nostra umanità è tanto fragile, la mia umanità è tanto fragile, quindi... mi hai tolto pure dall'imbarazzo di dovertelo chiedere io, sai che faccio fatica a chiedertelo, mi addirittura ha detto cosa vuoi, te lo dico io, e allora eccomi Signore, questo. Uno spazio prima di chiudere, dai ancora qualche perla. Michele. Io volevo condividere una cosa breve che si è successa ieri.
Praticamente stavamo girando per Piazza del Popolo in evangelizzazione e stavamo cercando qualcuno da cui portare in messa alla luce della notte. E abbiamo girato un po' e siamo andati a vuoto, totalmente a vuoto. Cosa abbiamo fatto? Ci siamo fermati e abbiamo chiesto allo Spirito Santo di aiutarci e di guidarci. Abbiamo fatto una preghiera, un Padre Nostro, e 5 minuti dopo abbiamo trovato una coppia che ci ha seguito alla luce della notte. Ecco, questo chiediti sarà dato, così immediato, per me è stato proprio quella cosa che mi ha ridato la forza di andare avanti. Quella forza che avevo perso e che avevo bisogno di ritrovare, perché stavo per arrendermi, ero demoralizzato, perché dopo un po' di rifiuti mi sono demoralizzato e stavo per perdere proprio quella carica, quell'energia di cui avevo bisogno. E avendo pregato lo Spirito, allora tutte le altre volte non avevo mai fatto questa cosa e infatti non siamo riusciti a portare alla luce della notte nessuno. Dopo aver pregato lo Spirito Santo, è stato incredibile, siamo riusciti a portare una coppia bellissimi, due giovani bellissimi, alla luce della notte. E quindi per me è stata proprio quell'invocazione che mi ha cambiato la giornata, mi ha svoltato proprio la giornata, dalla luce alla notte. Grazie. Grazie a te, Michele. Ecco, a me oggi il Vangelo colpisce perché se guardo alla mia vita penso che sono tantissime le esperienze di Spirito Santo quotidiane. Cioè, tutte le volte che chiedo lo Spirito Santo sul lavoro, in famiglia, quando incontro le persone, sento la differenza. E allora io mi chiedo, com'è possibile, se ho fatto esperienza continua della potenza dello Spirito Santo, che a volte me lo perdo, me lo dimentico, mi dimentico di chiedere costantemente il suo aiuto, proprio anche quello che diceva Daniela prima, questo il ho bisogno di te. E allora proprio oggi voglio chiedere con tutto il cuore a Gesù il dono della fedeltà in questa preghiera, della fedeltà e della costanza nel chiedere costantemente questo bisogno, perché lo so che c'è la differenza quando si fanno le cose con lo Spirito Santo. Ma tante volte me lo perdo proprio, e quindi voglio chiedere questo dono a Gesù, il dono di chiedere lo Spirito Santo costantemente. Anch'io ne avrei tante da raccontare, ma una fresca di ieri lì in carcere. Ho avuto proprio la sensazione che tra le diverse lingue alla fine parlassimo una lingua sola, come era successo tanti anni fa e succede tante volte anche oggi. Storie difficilissime, ferite tantissime, situazioni anche psicologiche diversissime, che alla fine però ci hanno stretto in un unico abbraccio e c'era un calore tale che non volevamo neanche più venire a casa, per cui non poteva essere che lo Spirito Santo. Grazie. Parola di luce. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati, non abbiate paura. È bello sapere che abbiamo un Padre nei cieli che ci ama personalmente, che si prende cura di noi e che perfino i capelli del nostro capo sono contati. Se Dio è il nostro papà ed è onnipotente, di cosa mai dobbiamo preoccuparci? Di cosa abbiamo paura? Confidiamo in Lui, nel suo immenso amore per noi. Abbandoniamoci a Lui con fede e vivremo immersi nello stupore delle grandi opere che Lui compie per noi. Grazie a tutti e buona giornata. Allora, chiediamo lo Spirito Santo e buona colazione a tutti.